Ciao Sara, ciao a tutti, grazie dell'invito che hai rivolto anche a me. Sono Federico Montaldo, sono avvocato, sono fotografo. Come tutti sono costretto in quarantena e quindi per rispondere alla tua domanda su cosa significa essere fotografi in una situazione del genere, a che cosa ci si rivolge? Io sto interpretando questo periodo pensando alla fotografia come diario personale, come diario intimo e molti come me lo stanno facendo perché in giro, sulla rete, si vedono molti lavori anche di pregio fatti all'interno delle mura domestiche, racconti di vita familiare, che mai come in questo periodo appaiono particolarmente rilevanti. Ma questo mi ha portato anche a interrogarmi sui lavori pregevoli che sono stati fatti sulla fotografia come diario esperienziale, come diario, come racconto intimo della propria vita. E quindi ho ritrovato alcuni libri importanti di cui vi faccio cenno. Uno è Love on the Left Bank di Ann Wardeleschen, fotografo olandese che negli anni 50 raccontò la sua esperienza personale di vita a Parigi, credo sia uno dei primi lavori in cui la fotografia viene utilizzata come diario personale. Un altro lavoro molto noto, di cui si è moltissimo parlato e ancora in qualche modo si parla, è The Ballad of Sexual Dependency di Nan Goldin, anch'esso un libro molto interessante sotto questo profilo, anch'esso un libro in cui la fotografia si interseca in maniera quasi imprescindibile con la vita personale dell'autrice. Un altro libro sempre in cui la fotografia ha svolto questo ruolo di diario, anche per un periodo anche piuttosto lungo, è il lavoro di Sally Mann, Immediate Family, un lavoro degli anni fine degli anni Ottanta, in cui lei racconta che perdura per alcuni anni la vita dei suoi figli. Per quanto mi riguarda invece più personalmente, sto lavorando sui temi del mio libro, che è il Manuale di sopravvivenza per fotografi, edito dai Muse sulla fine dell'anno scorso, e i temi di cui si parla nel libro sono temi che sono molto rilevanti anche oggi in cui si fa per esempio molta fotografia dal balcone, in cui si va in qualche modo a indagare, a curiosare all'interno delle abitazioni degli altri, per chi abita in città, per esempio nella fotografia dal balcone con un teleobiettivo è facile entrare nell'intimità delle altre persone, questo pone anche dei problemi legali di qualche interesse. Vi saluto, buon proseguimento, ciao!